Il piazzale antistante il Poligiovino a Catanzaro è stato intitolato ai martiri delle foibe con delibera dell'amministrazione comunale di Catanzaro ed il parere positivo della commissione toponomastica. È stata rimarcata l'importanza della giornata del ricordo del 10 febbraio. Il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana celebrata il 10 febbraio di ogni anno, istituita con la legge numero 92 del 30 marzo 2004, che vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. L'amministrazione comunale di Catanzaro ha così inteso dar voce a diverse associazioni culturali cittadine, da anni impegnate in iniziative finalizzate al ricordo delle vittime delle foibe e della tragedia dei profughi giuliani. Con il parere positivo della commissione toponomastica ha deliberato l'intitolazione del piazzale antistante Le Poligiovino ai martiri delle foibe. E siamo l'ultima generazione, dopo di noi non ci sarà più nessuno nato proprio in Istria e noi possiamo raccontare sempre La nostra la nostra storia personale, senza rifarsi a libri, eccetera, politica, eccetera, nulla. né politica né niente. E siamo approdati poi in Calabria, dove ci siamo trovati benissimo perché accolti bene. E abbiamo avuto delle vicissitudini grandi, con disgrazie, infoibati in famiglia, e una cugina saltata a Vergarolla quando hanno minato la spiaggia, e tante, tante storie. Siamo città che pensavamo non ci fosse qua in Calabria, perché noi abbiamo iniziato a fare delle testimonianze in tutte le scuole di Vibo Valentia, anche a Pizzo, al Nautico. E dietro la richiesta degli insegnanti, dei presidi, suscitando un interesse negli insegnanti e negli alunni straordinaria, con delle domande e con anche delle fotografie che i ragazzi avevano esposto, interessantissime, per cui a noi sembra quasi di uscire da un periodo di grande buio, nel quale parlare di foibe era come dire chissà che cosa, un UFO. Adesso invece si incomincia a parlare, anche se molto lentamente, però è una sensibilità degna della Calabria, dove noi siamo state accolte con tanto, tanto affetto da parte di tutti, rispetto e stima.